In questo video ti spiego perché non devi conferire un incarico in esclusiva a un'agenzia immobiliare. Ciao, sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista da oltre 20 anni che svolge la propria attività a Roma e provincia. Molto spesso il proprietario che decide di porre in vendita il proprio immobile da privato, con la classica scritta nell'annuncio no agenzie, comincia a essere contattato da tantissimi agenti immobiliari che lo invitano a conferire loro l'incarico di vendita. Ecco, di solito la prassi è che l'agenzia immobiliare ti chiede un incarico in esclusiva, ossia un incarico che prevede che sia l'unica agenzia a poter trattare quell'immobile e paradossalmente nel momento in cui conferisci l'incarico in esclusiva a questa agenzia, quest'ultima si sente autorizzata a comportarsi come se fosse la proprietaria dell'immobile, quindi decide a chi far vedere l'immobile, come gestirlo, ma soprattutto decide anche se prendere o meno in considerazione determinate proposte, sostituendosi in tutto e per tutto al proprietario, che invece è l'unico che ha il diritto di decidere. Ecco, con noi, con la nostra agenzia, in realtà questo non accade. Noi chiediamo sempre ai proprietari un incarico inclusivo, ossia un incarico di vendita in base al quale noi siamo l'unico referente per quel determinato proprietario, ma assumiamo un obbligo contrattuale di poter collaborare con altri agenti immobiliari, ovviamente agenti immobiliari che abbiamo selezionato in oltre 20 anni di attività per loro capacità, onestà intellettuale e soprattutto qualità dei servizi offerti, in modo da poter creare una sinergia che porti quello che è il miglior risultato per il proprietario, ossia ottenere una vendita in tempi veloci e in tempi ragionevoli anche al massimo prezzo che si riesce a ottenere sul mercato. Attenzione, ci tengo a precisare che l'incarico in esclusiva conferito alle agenzie è assolutamente legale, previsto dalla normativa, però è un qualche cosa che oramai diventa abbastanza anacronistico. Molti agenti immobiliari, ricevuto l'incarico di vendita, trattano l'immobile come se fosse di loro proprietà. Quindi, se un agente immobiliare che ha un cliente pronto a comprare lo contatta, quel determinato agente che non collabora comincia a inventare delle scuse perché ovviamente abbia l'interesse a venderselo totalmente in maniera indipendente. Questo spesso è anche figlio del fatto che molte agenzie immobiliari si propongono sul mercato attirando i proprietari con provvigioni uguali a zero o provvigioni vicine allo zero, dimenticando che chi chiede zero vale zero e offre servizi che valgono zero, e quindi il proprietario spesso è illuso che in questo modo avrà un ottimo risultato. In realtà il miglior risultato è applicando la metodologia della nostra agenzia, ossia dare un incarico inclusivo che prevede appunto che uno dei nostri agenti sia l'unico referente per il proprietario, ma che a sua volta questo agente può coinvolgere altri agenti collaboranti nella vendita di quell'immobile, proprio per portare il miglior risultato possibile al venditore. Quindi, se vuoi approfondire questo argomento, contattaci sui nostri recapiti che trovi in questa pagina di YouTube. Se il video ti è piaciuto, metti un click sulla campanella, così sarai avvisato nel momento in cui pubblicheremo altri video. Seguici iscrivendoti al canale e metti un mi piace per dimostrare l'apprezzamento di questo video. In ogni caso ti auguro buona vendita. Ciao da Leonardo Raso.